Anche i presidenti della Repubblica a volte scoprono l'acqua calda. Ha detto stamattina Napolitano, incontrando Papa Francesco, c'è un clima avvelenato. L'avevamo capito. Insomma, ogni tanto qualcuno ripete sempre le stesse cose, ma non ce n'è bisogno. Cioè, abbiamo le antenne dritte, gli occhi, le orecchie, e abbiamo visto tutto molto chiaramente in questi ultimi anni. Allora, che succede con questo blocco dell'Euro 2, signora? Perché parlavamo prima di pensioni, lei guida la sua macchina? Sì, sicuramente, sì. E qual è il problema in sostanza? Il problema è che il sindaco o il vice sindaco hanno applicato la normativa che l'Euro 2, l'Euro 0, 1 e 2 non possono più correre. Allora, questo cosa comporta? Intanto io devo salire un attimo a monte e dire che non c'è stata comunicazione, non c'è stata informazione da parte del sindaco, mentre nel momento che si doveva candidare, a me e come tutti quanti gli altri, ci ha scritto ripetutamente a casa: caro cittadino, mi chiamava anche per nome, vota per me perché io sono bello, bravo, buono, farò questo, quello, quell'altro, quest'altro. E sono andati avanti a martellarci con le comunicazioni fino alla nausea. Per un discorso che invece interessa prettamente il cittadino non si è fatta nessuna informazione. Quel famoso lunedì, guarda un po', a Santa Bona c'erano i vigili che davano le multe, che dicevano non puoi correre. Allora, intanto questo è un discorso che ce lo devono spiegare, perché a noi cittadini non dobbiamo avere lo stesso trattamento che hanno loro. Seconda cosa, penso che ci debbano delle scuse grandi sui giornali, sulle pagine dei giornali, perché tolleranza zero io penso che sia un'offesa a tutti i cittadini, perché noi non siamo né ladri né assassini né delinquenti, perché la tolleranza zero è per i ladri e i delinquenti, non per un poveretto che ha una macchina Euro 2. Ma io dico, sindaco, che sei nuovo da pochi mesi e hai già fatto un sacco di danni e ancora ne farai purtroppo perché sei mal consigliato, io dico una cosa: ti sei chiesto perché la gente oggi come oggi ha ancora l'euro 2, che non sono 2 euro in tasca, è una macchina? Vabbè, anche quello, no? Cioè, anche sì. Hanno 2 euro. Magari 2 euro non ce li hanno, e la Mirella sa benissimo. Perché a tutt'oggi ci sono ancora gli euro 2? Io penso che sia molto semplice: vuol dire che non hanno avuto la possibilità di cambiarla, giusto? Perché Mirella sa benissimo che ci sono delle famiglie che hanno difficoltà a fare il mezzogiorno e la cena. Figurati comprarsi una macchina. Figurati comprarti una macchina. Anche usata diventa difficile. Diventa difficile anche perché magari compri un Euro 3, l'anno prossimo mi blocca anche l'Euro 3. Allora, diciamo, ho capito poco o niente. Allora, mi spiace che non ci sia un esponente della maggioranza. Mi dispiace tantissimo, vorrei incontrarlo. Avremmo potuto discutere, però poi magari in un'altra occasione li inviteremo, in modo che ci sia anche un po' di contraddittorio. Con piacere. Zampese, voleva aggiungere su questo? Sì, io sono d'accordissimo con la signora che ha appena parlato, anche perché, ripetendo che l'inquinamento è un problema globale e sapendo che il 70% dell'inquinamento è dovuto agli impianti termici delle caldaie industriali e delle civili abitazioni, gli interventi a spot non servono a nulla. La giunta Manildo, attenzione, la prima bozza della propria ordinanza vietavano anche l'Euro 3. Poi li abbiamo sconsigliati vivamente e praticamente hanno copiato la nostra ordinanza dell'anno precedente, ma l'hanno pure copiata male. Perché? Perché hanno messo meno deroghe e soprattutto perché noi, consci che comunque la macchina è un mezzo di lavoro, è un mezzo essenziale per la vita di un cittadino, praticamente eravamo più tolleranti. Quindi avevamo questa sensibilità che la giunta Manildo ha dimostrato di non avere. Tolleranza zero. Assolutamente, infatti in un giorno, nel primo giorno, loro hanno fatto le multe che noi abbiamo fatto in 6 mesi. A Santa Bona.
a Santa Buona soprattutto, ma anche cosa vuol dire? Non hanno fatto sono stati democratici. In città giardino, ha capito? Non in città giardino dove c'è l'elite, perché l'elite ovviamente... No, ma nelle periferie sono stati democratici. Sì. Allora, gli ignoranti politici che ci stanno a fare a Roma, se poi hanno bisogno dei tecnici per poter andare avanti, meno teste pensanti, più capacità e senso del dovere ci vuole. Allora, sì. Volevo aggiungere? Sì, volevo aggiungere che noi stiamo formulando adesso una ordinanza, dei principi per una nuova ordinanza da fare come mozione di indirizzo, perché non è spettanza del Consiglio Comunale, ma è del Sindaco, l'ordinanza antismog, per chiedere alla Giunta che la cambi e, come fanno in moltissime altre città che invece hanno sensibilità per questo momento di crisi, che tolgano il divieto alle Euro 2 innanzitutto, quelle macchine immatricolate diesel nel 97, e che vi sia la distinzione che fanno molte città tra macchine a benzina e macchine a gasolio, perché il gasolio inquina di più e le macchine a benzina possono circolare in certe città con i divieti anche col motore Euro 1. Allora, fatte queste precisazioni, torniamo al lavoro, andiamo a vedere cosa ha detto sulla meta il governatore Veneto Luca Zaia, che ha già guidato la rivolta a Bassano del Grappa contro la chiusura del Tribunale e che ha promesso di occuparsi direttamente e personalmente di questa azienda in crisi in Valstagna. Vediamo. La prossima settimana, accogliendo la richiesta di Rete Veneta, il presidente della regione, Luca Zaia, incontrerà i lavoratori della Lametal, da quasi due settimane in presidio permanente davanti allo stabilimento di Oliero. Una dimostrazione di sensibilità già dimostrata in altre circostanze, nelle quali Zaia aveva voluto far sentire a coloro che vivono i problemi della crisi la vicinanza delle istituzioni, interessandosi personalmente delle difficoltà di lavoratori e aziende. Ho avuto notizia di questa azienda e devo dire che ho in intenzione il 22 di novembre, in occasione della mia visita già a Bassano per la protesta contro la chiusura del Tribunale, di far visita a questi lavoratori. Rete Veneta si era assunta l'impegno di informare il presidente del Veneto del dramma di queste 40 famiglie, da 4 mesi senza stipendio e con un futuro occupazionale estremamente incerto, e di invitarlo ad incontrare i lavoratori e farsi carico della questione. Nel telegiornale di ieri avevamo anche indicato il 22 novembre, data nella quale il governatore sarà a Bassano per la manifestazione contro la chiusura del Tribunale, come un'ottima occasione per recarsi a Valstagna. Zaia ha accettato l'invito di Rete Veneta. Penso che l'ascolto da parte mia, andargli a far visita, senza voler poi sposare cause a prescindere, mi riserverò poi di approfondire tutta la vicenda perché al momento non la conosco, sia comunque l'occasione di portare la vicinanza della regione. Quando i nostri telegiornali avevano iniziato a raccontare il dramma dei dipendenti della Lametal, loro ci avevano chiesto una cosa sola: non abbandonateci anche voi. E Rete Veneta si era presa l'impegno di sostenere la causa di queste famiglie in difficoltà, chiamando in causa la politica, dagli amministratori locali fino al presidente della regione. Ora proprio il presidente della regione ha raccolto il nostro appello, assumendosi un impegno che si concretizzerà il 22 novembre con la visita di Zaia allo stabilimento di Oliero. Al servizio di Filippo Fois, Mirella, tu invece vai domani? Vai. Sì, io domani vado a Valstagna da questi operai che purtroppo sono riuscita ad arrivare prima. Ripeto, sono anche contenta perché sono riuscita, grazie all'aiuto di tutti i telespettatori, dei cittadini del Triveneto, a riuscire a riempire queste borse, perché pensate che mercoledì con queste borse siamo riusciti a riempire più di 300 borse, vuol dire 300 nuclei familiari. Perciò è una sensazione molto positiva che ho e sono convinta che qualcosa si muoverà. E volevo anche, se mi permette, direttore, ringraziare diverse persone, ma soprattutto volevo ringraziare il Gheppio che ci ha mandato tanta e tanta roba da mangiare, che ci ha permesso appunto di riempire questa borsa. Grazie ragazzi, ma vi ringrazio veramente con tutto il cuore.
perché ripeto, siete la mia benzina. Io se non avessi, avessi queste persone, io non ce la farei. Invece sono loro che mi stimolano di andare avanti, mi portano continuamente roba. Ieri sono venuti anziani, famiglie, anche da fuori regione a portarci roba da mangiare, roba da vestire. E ringrazio Giuliano che ci ha riempito di pantaloni da uomo, che eravamo rimasti senza jeans, pantaloni, tutto. Grazie Giuliano di cuore, perché era arrivato, mi ero assentata un attimo, perché aspettavo gli operai della CC che erano venuti a prendersi la borsa anche loro della spesa. E perciò vedere tutta questa gente che ti porta questo ben di Dio e tu sai dove vai e a chi li porti, ecco, io sono veramente felice e orgogliosa di questa iniziativa di Rete Veneta, che permette di aiutare veramente queste persone in gravissima difficoltà, perché anche, ripeto, a livello psicologico bisogna assolutamente sostenerli, perché io vedo poi le loro compagne, le loro mogli, i loro figli, e vi posso assicurare che è una bella cosa da vedere, perché si stanno portando via la dignità, la casa, queste persone hanno il terrore di perdere i figli, perché voi sapete che se non avete più un tetto oppure da mangiare per i ragazzi, intervengono i servizi sociali e con queste case famiglie bisogna stare un po' attenti, ecco. Io adesso sto facendo un grande lavoro anche con i servizi sociali, stiamo cercando di aiutare una famiglia con un bambino in grave difficoltà. Io ti prego, Sebastia, di andare a scuola. Ti prego, Sebastia, se mi stai ascoltando, vai a scuola per cortesia. È un bambino di 10 anni che non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Stiamo sostenendo la famiglia, la stiamo aiutando. Io ringrazio anche il sindaco, e non dico il paese perché sennò il bambino verrebbe riconosciuto, però stiamo facendo un ottimo lavoro, stiamo cercando, perché sono diversi figli in questa famiglia, un papà che lavora con pochi soldi, perciò cerchiamo di mettercela tutta. Però ringrazio, perché una telespettatrice mi ha dato la possibilità di pagare le bollette, che sono veramente anche salate, di questa famiglia, perché da mesi non pagano più niente perché il papà non lavorava. Perciò pensate la televisione di Rete Veneta dove arriva, pensate come riusciamo a colpire il cuore di queste persone che continuamente ci mandano i contributi, ci chiamano per dire: guarda Mirella che ci sono, mi occupo io di questa famiglia, rimanendo nell'anonimato. Ecco, questo sta facendo Rete Veneta. E gli altri cosa fanno? Fanno grandi programmi, ma alla fine cosa danno a queste persone? Niente. Niente, noi diamo da mangiare e da vestire gratuitamente tutti i mercoledì, e ripeto, tutti i mercoledì mangiare e vestire gratuito. Chi lo fa? Chi lo fa? Speravo di dare una bella notizia questa sera, di avere l'aiuto di un'associazione molto forte, ma purtroppo no, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, però insomma. Speriamo che prossimamente ci ripensino, vediamo, può essere sempre che domani magari mi arrivi un'altra bella telefonata. Ma certamente. Allora, vediamo, torniamo dalle maestranze, come si diceva una volta, della Lametta in Valstagna, sentiamo anche le loro voci. L'annuncio della visita del presidente Zaia al presidio dei lavoratori della Lametal è un raggio di sole nelle lunghe giornate passate stretti nel gazebo, 3 metri per 3, oggi anche sotto la pioggia. E devo ringraziare la Rete Veneta, che ci sta dando una mano molto forte a noi che siamo qui. E anche per il discorso di Zaia, l'emittente di Rete Veneta si è messa in moto per noi, insomma. Secondo me già la presenza qua da noi è significativo, questo che ci venga a portare la sua solidarietà verso di noi, e dopo se può fare qualcosa ben venga. Molto piacere, perché guardo una cosa proprio positiva per un presidente della regione Veneto che viene qua a trovare operai a queste condizioni così. Mi siamo contenti che venga qua. Ecco, speriamo che tutto vada bene. Nelle quasi 2 settimane di presidio permanente si cementano amicizie e si conoscono solidarietà che non ci si aspettava. C'è gente che si ferma, ci porta un po' da mangiare, da bere. È passato di qua in macchina, si è fermato, ci ha dato 50 euro e è andato via. La visita di Zaia è attesa con impazienza. Sono tante le cose che i lavoratori vogliono far conoscere al presidente.
Penso che diciamo, anche i racconti personali di ogni individuo, ogni dipendente possono aiutare un po' a sensibilizzare l'opinione pubblica e chi può aiutarci in una situazione del genere. Cioè, ad esempio io sono 35 anni che lavoro in questa azienda, mi trovo messo su una strada che adesso non so neanche io, cioè l'età è abbastanza avanti. E non so cosa fare, fortunatamente ho la moglie che lavora, però ci sono tanti che hanno i problemi che sono molto molto gravi. Allora, Roberto Rigamonti, cosa ne dici? Diciamo che la crisi la vedono tutti ogni giorno vivendo appunto nelle nostre città. E comunque mi chiedevo, ma le amministrazioni pubbliche, ad esempio Venezia, abbiamo pensato di prendere, mi sembra, dai 25 ai 30 iPad per i propri assessori, dal costo di 800 euro cada uno. Cioè, io dico, è una priorità questa? Cioè, è un qualcosa di indispensabile per i nostri amministratori? Ad esempio a Mestre, in via Andrea Costa, stanno facendo, mettendo a posto appunto le tubature di una via, che è appunto una laterale di Corso del Popolo. Ma stanno facendo dei lavori faraonici, e cioè io penso anche alla mia professione, se c'è qualche problema di accesso dei nostri mezzi, un'autoscala come ci passa, stanno sconvolgendo questa via, non hanno avvertito i commercianti che si sono trovati dall'oggi a domani con la strada chiusa, alimentari, negozi di abbigliamento, carrozzerie, vai. Io dico, ma... Io dico, un amministratore deve sapere, deve organizzare, deve pianificare, deve informare la cittadinanza che vengono fatti questi lavori. E io non lo so, io ho fatto richiesta ancora anni fa, perché vicino alla via dove abito c'era appunto delle strisce pedonali che erano inesistenti, illuminazione veramente scarsissima, e tramite il sito del comune di Venezia, e il sito era Iris, ho fatto questa segnalazione. Sono passati 2 anni, l'unico intervento che ho visto fare dal comune è che hanno dipinto le strisce pedonali sopra le buche. Cioè, ma io dico, dopo dovranno asfaltare e ridipingere. Cioè, io dico, invece di fare un lavoro una volta per tutte, lo fanno 3-4 volte. Cioè, hanno fatto le strisce sulle buche. Sulle buche. Quindi entrando anche nella buca, cioè, come nei cartoni animati. Sempre in una chiesa vicino a dove abito hanno fatto le strisce pedonali con i sempietrini bianchi e di trachite scuri. Sì. Io dico, chi ha pianificato questo lavoro? Un geometra, ingegnere, che sia? Io nel mio mestiere so fare il mio lavoro, dico, ma se preparo, faccio queste strisce pedonali con questi materiali qui, cioè devo preparare il fondo prima, cioè che sia un fondo solido. Gli passano i pullman anche a velocità sostenute, hanno sfondato tutto, cioè dico, il lavoro va rifatto e va rifatto, cioè questi professionisti che pianificano questi lavori dovrebbero essere responsabili di quello che fanno, cioè devono prestare attenzione perché i soldi che loro spendono sono i soldi dei contribuenti. Voglio dire, tutte queste economie dovrebbero essere indirizzate ad aiutare, per esempio come la ragazza qui che non trova lavoro, dare veramente una mano reale e non così, certo, virtuale. Poi a Venezia, ecco, sono i casi ormai notissimi del ponte di Calatrava e anche del tram, come dice spesso Boraso che viene qui con il forcone, dice che hanno aumentato le spese a dismisura nel corso dei lavori, no? La realtà del condominio dove abito, che non vorrei essere sempre quello che mette il dito nella piaga, mi dico, il nostro condominio è stato veramente un condominio pilota, proprio sperimentale al massimo, a nostra insaputa però. Per esempio abbiamo una famiglia del Bangladesh, che praticamente c'è la mamma, il papà e 3 minori, che da 5 anni abitano nel nostro condominio. Il papà non trova lavoro, ma perché non lo vuole trovare, praticamente ha tutti i benefit, ha l'appartamento, ha la luce, l'acqua, il gas, il contributo e anche il cibo. Si alza a mezzogiorno e non trova lavoro, non lo vuole trovare, però quando piove prende l'autobus, sa dove andare a Venezia a vendere i fiori. Cioè, allora, io dico, anche il comune organizza dei corsi per queste persone, che imparino a lavorare, cioè a sostenersi da sole, non a vivere sulle spalle.
E poi non assistite, insomma. La famiglia è praticamente segregata in casa, cioè non si muovono mai, cioè che rapporti hanno con l'esterno, come socializzano, come si integrano? Ha fatto uno spaccato di quello che si vede in tanti condomini. Secessione, secessione, Veneto indipendente, questa è l'unica strada rimasta. Prossima settimana avremo qui Alessio Morosin, presidente di Indipendenza Veneta, ovviamente con tutti i partiti, nel senso che poi ci sono sempre, noi diamo spazio a tutti. Solo i bastoni fermano i ladroni, via dalla cloaca romana, solo referendum indipendenza ci salva. Non si è salvato purtroppo, perché ormai aveva deciso di farla finita, un imprenditore di Rubano. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Ha lasciato 3 biglietti, 2 per salutare la famiglia, i genitori, i fratelli e la moglie Roberta. L'ultimo alla banca, era vicino ad alcuni estratti conto. Un debito lo angosciava, questo è il motivo che avrebbe spinto Massimiliano Calore, 40enne di Rubano, a togliersi la vita. Era titolare dell'agenzia di viaggio CIP, 2 sedi, una a Chiesa Nuova e l'altra a Larcella. Il cartello chiuso per lutto e oggi il dolore riempie le pareti di questi uffici. Gli occhi arrossati dalle lacrime, 2 dipendenti questa mattina erano lì ancora sconvolte. 10 anni che sono qua e 20 anni che esiste l'agenzia. Non ha mai licenziato nessuno, mai. E non era la situazione così difficile da poter pensare un gesto estremo di questo tipo. Cioè, proprio no. Poi ben sostenuto dalla famiglia, dai familiari, dalla sorella, dalla moglie, cioè, assolutamente. L'ultima volta che ha visto Massimiliano cosa le ha detto? Ciao, ci vediamo oggi pomeriggio. Massimiliano aveva lavorato fino all'1:30, poi era andato a casa e dopo aver salutato la moglie invece di tornare al lavoro ha deciso di morire. Lo hanno trovato in tarda serata, poco prima della mezzanotte, si era impiccato nel garage della sua abitazione di Rubano. I familiari lo cercavano da ore dopo che la moglie, non vedendolo tornare per cena, aveva chiamato i suoceri. La sua macchina era parcheggiata poco lontano da casa. La famiglia, ora chiusa nel dolore, non si dà pace. Questa è l'ennesima vittima di una crisi che non allenta la sua morsa sui nostri territori e che continua a lasciare dietro delle tragedie, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha espresso cordoglio per la morte del 40enne titolare dell'agenzia di viaggio. Servizio di Valentina Visentin. Ha visto Simonetta Albricci quanti sms sono arrivati proprio sulla scia della sua storia, no? Tanti hanno detto: anch'io, mio marito, mia moglie sono stati operati, mi è stata tolta l'invalidità. Poi c'è anche il dramma degli autosufficienti, dei non autosufficienti. Bisognerà parlarne magari una sera, diciamo una trasmissione, no Mirella, una trasmissione ad hoc. Importantissimo, ci scrivono tante volte, sa direttore, perché c'è proprio un malessere diffuso in vari settori. E come dice anche Simonetta, che mi raccontava ieri, è che non si riesce ad avere delle risposte, avere un po' di comprensione, se non altro anche a livello umano, di capire che quando uno ha un'invalidità o una disabilità, io non so come si fa a non porgere la mano, a non porgere l'orecchio, ad ascoltare questi drammi umani che colpiscono in maniera così incredibile. Non lo so, delle volte io mi confronto con delle persone che dico: ma questa che studia fatto, ma da dove viene? Sono ragazzine che secondo me, anche senza esperienza, anche troppo giovani, delle volte per situazioni così importanti da risolvere. Ecco, bisognerebbe anche capire questi sportelli che si aprono, di mettere anche delle persone anche qualificate delle volte, perché ci sono dei drammi umani che sono enormi per la persona che li sta vivendo. E per carità, ci vuole anche un po' di professionalità. Io capisco che ci sono laureate che hanno tutto il diritto di iniziare, però magari affiancarli, perché veramente delle volte ti trovi veramente a disagio, dici: ma cosa sono venuta a fare qua? Questa qua mi sta ascoltando o sta pensando a qualcos'altro? Perché delle volte anche l'età è troppo giovane, che mai non si rendono conto della gravità. Io vedo delle volte degli anziani con ste lacrime che scendono e mi dico: Mirella, non mi ha detto niente, non mi ha ascoltato. Cioè, per loro anche essere ascoltati è una forma
tanto di rispetto, e lo dobbiamo ai nostri anziani, perché ripeto, i nostri anziani hanno subito le guerre, hanno lavorato in maniera incredibile perché non c'erano gli elettrodomestici che ci sono adesso, non hanno messo i contributi perché una volta lavoravano così e basta, e hanno delle pensioni talmente misere che non riescono neanche a pagarsi il minimo, ma come si fa, dico io? Poi hanno sti manager che hanno stipendi d'oro e gli operai che hanno stipendi da fame, ma come si fa? Ma come si fa? Ma dovuti arrivare al 2013, fra poco il 2014, per capire che l'operaio è quello che fa veramente la storia della fabbrica. Perché io capisco che il manager è bravo, che è super bravo, ma chi lavora veramente? Chi è? Ma chi è che lavora veramente? È il manager? Per carità, con tutto il rispetto che ho, ma cerchiamo di capire anche che questi operai hanno bisogno, e sono anche operai specializzati. Come si fa a dare uno stipendio di 1.000-1.200 euro, che abbiamo gli alloggi che costano 400-500 euro? Fatti il mutuo, hanno fatto fare il mutuo a tutto, sto le banche, e adesso si vengono a portare via le case. Ma è tutto sbagliato, ma io non so la politica cosa ha fatto in tutti questi anni, disastri. È tutto inquinato, oggi sono morte le tartarughe. Chissà perché sono morte le tartarughe, è perché hanno bevuto ossigeno, secondo me. Cioè, bisogna un esperto capire che le tartarughe sono morte perché abbiamo tutto inquinato. È tutto inquinato, è un disastro. E allora? Allora, volevo sentire di nuovo Simone Talbricci rispetto agli sms che sono arrivati. Che dire, da parte mia, cerco di spiegarmi in modo migliore, non è che io ho la pretesa che mi lascino per dire l'assegno di invalidità a vita, perché d'altro canto sono contenta a un dato momento se me lo tolgono anche, perché vuol dire che sto bene. È vero anche che loro hanno guardato la carta e hanno visto che la carta dell'oncologo, hanno visto che io non ho avuto recidive, ok? Però non trovo giusto che mi abbandonino adesso, che io devo subire un altro intervento, e quindi veramente mi trovo a piedi, che non so cosa fare. C'è forse è già andato questo, ma lo rivediamo, una signora che ha una figlia con un tumore al seno, operata, ha tolto l'assegno perché è guarita, una mamma incavolata, e loro pensano ai migrati. Diceva Simonetta Bricci, se io guarissi, troverei logico. Ma trovo giusto che me lo tolgono, ma perché devono lasciarmi una cosa che, se sto bene, è inutile che me la dai, non ha senso. Però non ha senso neanche che tu mi togli un assegno adesso, che io devo affrontare nuovamente un altro intervento, ho una convalescenza e tutto quanto. Tanto più che, poi voglio dire, non è che abbia grandi risorse, non ho un lavoro. Cioè, ho un contratto che scade a dicembre, che non so se mi verrà rinnovato. Quindi, tolto quello, tolto l'assegno, con un mutuo da pagare, non so come fare. Devo stare ferma. Cosa faccio? Tante persone che si pongono in questo studio la stessa domanda. Senta, la signora Mellani prima voleva dire... Io vorrei chiedere a lei, direttore, se si può fare una raccolta firme anche con i negozianti di Treviso per la questione del blocco dell'auto, e anche fare una manifestazione, perché no? Scusa, fanno la manifestazione perché uccidono i cani, che io adoro i cani, per carità, con tutti i politici, e perché non fare una manifestazione? Ma noi possiamo comunicare un'iniziativa del genere, non possiamo promuoverla proprio direttamente, sì, e realizzarla. Allora, però facciamo promuovere dai negozianti, quelli che spengono le luci. Le associazioni dei commercianti sicuramente, certo, le possono perché sicuramente fare. Perché visto che possiamo correre, parlare, certo, sulle tangenziali, perché a me hanno detto che nella tangenziale io posso correre, ho detto va bene, però io abito in questa zona. Come arrivo alla tangenziale? E lei arriva in questi orari, se no non corre. Allora sono praticamente agli arresti domiciliari. È così. Ecco, quindi i negozianti soffrono perché? Perché la gente che viene da paese, che prima veniva a Treviso,
si prolunga per la tangenziale, va agli Olmi, va a 90 e così quelli che vengono da Mestre e quelli che vengono da Conegliano. E questo sta avvenendo anche a Bassano del Grappa, certo, dove c'è una grandissima polemica sulla ZTL, a Mestre se ne continua a parlare e tante altre città, c'era stata la polemica a Vicenza a suo tempo, insomma sono decisioni che poi comportano molte conseguenze e cambiano la vita di migliaia di cittadini. Mio padre è stato operaio alla Montedison, grazie a lui ho avuto vita decorosa, ora da sola sono una nuova povera, grazie per lo sfogo. Si immagini, non c'è di che. Allora, vediamo un altro servizio, perché spesso sui mezzi pubblici salgono quelli che vengono definiti i portoghesi, cioè quelli che non pagano, succede a Venezia sui vaporetti, succede anche sugli autobus. Allora sugli autobus hanno provato a mettere i tornelli, vediamo con quali risultati. In effetti in quel servizio abbiamo visto che sono salite mediamente 30-40 persone obliterando e a terra sono rimaste oltre un centinaio di persone, vuol dire che su una linea morbida come l'H1, H2 di bassa frequentazione c'erano 100 evasori, sta a segnalare che il problema è molto grosso. Sin qui le note positive. Il tornello funziona e scoraggia i furbetti costretti a rinunciare al passaggio gratuito sul bus. La sperimentazione annunciata in pompa magna lo scorso 28 ottobre dall'amministrazione ACTV sembra però aver perso lo slancio iniziale, se mai c'è stato. A noi risulta che l'autobus abbia circolato solamente un turno di servizio un pomeriggio. Poche ore, utili probabilmente ai tecnici per capire determinate situazioni. Da quel momento il bus con i tornelli però non si è più visto. Il fatto che non circoli più, vorremmo capire come mai la sperimentazione non si fa o non la si fa. Ma dov'è questo autobus? È fermo? A noi risulta che sia dentro in deposito in officina, non so per quali motivi, comunque non ha più circolato. Un'altra nota dolente riguarda il ritardo accumulato dal mezzo durante il pomeriggio di attività. Con questa frequentazione di 30-40 viaggiatori, comunque ogni corsa alla fine accumulava circa 5 minuti di ritardo. Perché ci si mette tanto a obliterare a passare il tornello? Certamente, perché ognuno mette il suo IMOB, si apre il tornello, poi si richiude e il successivo fa questa operazione. Di conseguenza, se questo è su una linea a bassa frequentazione, immaginiamoci su quella ad alta. Senta Zampesia, penso a Venezia, dove un turista che arriva fa magari una fermata di vaporetto, paga 7 euro, eh? Il residente sì. Con la card 2,5, però un turista 7 euro. I prezzi, adesso questa era Venezia, dico Treviso, i prezzi secondo lei dei trasporti pubblici sono adeguati, sono giusti, sono accessibili? I prezzi della CDT sono sempre stati in linea e anzi nella fascia medio-bassa, soprattutto, io sono stato 10 anni presidente della CDT, la nostra mission era quella di tenere bassi soprattutto gli abbonamenti che interessano le persone che veramente hanno bisogno dell'utilizzo del bus. Il bilancio alla CTV di Venezia sono in rosso, profondo rosso, voi come siete messi? La CDT adesso ha fatto la fusione, è entrata in MOM, quindi in un'azienda più larga, più a livello provinciale, e comunque i bilanci sono abbastanza soddisfacenti, anche se le risorse ogni anno vengono chiaramente depauperate perché non ci sono soldi per nessuno. Ma volevo solo aggiungere anche il filmato della CTV, che bastava che copiassero quello che abbiamo fatto noi circa 8-9 anni fa, quando abbiamo fatto i sali e scendi con le campagne pubblicitarie: se non te paghi non te parti, e poi se non te l'ho capito te lo dico in arabo, in inglese, in francese, eccetera, dove grazie anche all'accordo sindacale e a degli incentivi dati agli autisti abbiamo fatto il controllo a vista, quello che si fa in quasi tutte le metropoli nord europee, e dati alla mano abbiamo visto scendere la nostra evasione, che non era tantissima però pesava nei conti pubblici, che era del 10%, a una cosa fisiologica, all'1%, solamente con il controllo a vista. Quindi anche senza tornelli basta che ci sia la volontà. La CTV
almeno da quanto mi ricordo io, non ha mai avuto queste grandi volontà di andare a far pagare a tutti il biglietto. Allora, i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre, sempre più poveri. Elisa Danesin, come la pensa su questo? Beh, si dice, ormai ci sono poveri e ricchi, non c'è più la classe media, no? Cioè è scomparsa, non ci sono più i, quelli la via di mezzo. È così? No, è vero. Cioè, infatti tante volte dico, noi dovremmo, cioè, nella classe dei poveri, cioè io non mi vedo una persona ricca, dovremmo imparare da loro. In che senso? E la ricchezza si impara vedendo come fanno loro, cioè nel senso anche nel risparmio. Noi tante volte, essendo poveri, cerchiamo magari di dare il 100%, anche vedo nei miei genitori, verso me, verso mio fratello. E per loro, piuttosto di comprarsi qualcosa da loro, me la danno a me. Invece i ricchi hanno tutto. Cioè, e perciò non, cioè, non saprei neanche io cosa dirle. Allora, chi odia i comunisti, attenti che in Romania hanno ucciso Ceausescu, adesso tutti dicono che si stava meglio con Ceausescu, ma insomma non so se tutti dicono che si stava meglio con Ceausescu, che era un dittatore insieme a sua moglie, ha fatto una brutta fine in effetti, ma quella è in genere la fine che fanno i regimi autoritari. Anche nei paesi del Pordenonese spengono i lampioni certi comuni, meno sprechi, la gente vede. Mirella, ma i comuni, ho letto, ma non c'entra niente, siccome la signora parlava di cani prima, a Sant'Orso, nel Vicentino, faranno il cannapodanno, cioè chi vuol fare un capodanno senza botti con i cani. Capodanno per il primo dell'anno per i cani e padroni dei cani, però senza botti, quindi costerà. Beh, anche già qualcosa, non fare i botti, secondo me, perché è importante anche non fare i botti. Secondo te i comuni fanno, sprecano, non so se si dice, ma devono evitare gli alberi di Natale, le luminarie? Ma io non so se i comuni sprecano o non sprecano, io so solo che i comuni dovrebbero tutti quanti rompere il patto di stabilità, mettersi tutti uniti i sindaci e rompere questo patto di stabilità, perché non è possibile che loro si trovano con questi tesoretti e non li possano spendere. Io non so cosa sta succedendo in Europa e chi è che fa questa Europa, però io so che compriamo gli aranci dall'estero e le nostre le buttiamo via. Abbiamo visto su un servizio dell'uva meravigliosa che non la tirano più giù perché dobbiamo comprare l'uva da un'altra parte, le olive lo stesso. Cioè noi ci stiamo massacrando per questa Europa. Ma chi è l'Europa? Chi sono questi signori che adesso abbiamo le catene, non abbiamo neanche più neve, dobbiamo viaggiare con le catene, guai se non hai le catene. D'estate qui c'è il sole, fino alle 8 di sera andiamo via con i fanali accesi perché bisogna accendere. Ma è tutto sbagliato, cioè io non so, l'Europa non è tutta uguale secondo me. Abbiamo l'Italia che è il paese del sole, ma è tutto sbagliato. E poi adesso dico, le catene, le gomme, ma che, come diceva giustamente Marisa, non abbiamo neanche i soldi per mangiare, non abbiamo neanche, come diceva Silvano, non ha un centesimo per bere un caffè. E come si fa a cambiare, a girare? Perché si colpisce sempre la fascia medio e bassa, perché quello che può non ha problemi di euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, tanto avrà 5, 6 macchine oppure 3 o 9, 2, ma quelle, è sempre quella la fascia che si va a colpire. Ma è mai possibile che non riescano a capire questo? Io mi domando, ma è mai possibile che non riuscite a capire che state veramente colpendo, specialmente io ho trovato tante nonne come la Marisa, mi dice, ma io come faccio ad andare a prendere i miei nipotini a scuola, i miei figli lavorano e sono io che ne andavo a prendere, come faccio? Oppure andavano a trovare i loro cari in cimitero, questi anziani, cioè è tutto un disastro. E perché? Perché l'inquinamento dove c'è? Non c'è più in centro storico, ma è sulla circonvallazione, cioè non so, io non riesco a capire, che per me sono cose insensate, cioè capirei che lo avessero fatto tutti i comuni assieme, che ci fosse stato un numero, ma farlo così che senso ha? E poi cosa respiriamo alla fine? Cosa respiriamo? Sempre quello, non è che io respiri che vado sempre in bicicletta
E poi dico la verità, adesso arriva l'inverno, abbiamo visto che giorni più in bicicletta ci contiamo sulle dita. Cioè la gente non la prende più quando iniziano le prime gocce di pioggia. Non, ce la, non è vero che tutti quanti, quando c'è bel sole, bel tempo, tutti la, ma fra poco nebbia, pioggia, chi è che prende la bicicletta? Ma che, poi i comuni spendono le luci e poi come andiamo a casa? Come andiamo a casa che è tutto spento? Cioè io sono convinta che se vogliono i sindaci possono fare veramente qualcosa se si uniscono. Il problema è che non si uniscono neanche loro, da una parte si dividono anche loro e perciò cade tutto quanto quello che si potrebbe fare di buono. Allora, però i cittadini devono avere delle risposte. Irella, ti vedremo sui pattini secondo me, perché uno fa di necessità virtù, se non... Grandissima Mirella. Allora, vediamo, parlavamo dell'area pedonale, insomma del traffico limitato, vediamo la protesta dei commercianti di Treviso già che ci siamo. Vediamo. È un successo, noi volevamo dare un segnale importante. Quante adesioni a oggi? Ad oggi, da un primo esame, sembrano un 200-250, però potrebbero essere anche di più. Si stanno ingrossando le fila dei commercianti che contestano le decisioni di Cassugana sul centro storico pedonalizzato e soprattutto piano antismog. Tanti cartellini gialli al sindaco Manido e alla sua giunta sull'operato di questi primi mesi di governo della città, anche se, ancora prima delle luci spente previste da domani fino a domenica, il segnale è stato immediatamente recepito da Cassugana. Abbiamo già avuto dei colloqui, io e Nicolò De Polo, con i vari responsabili, con gli assessori, quindi il colloquio c'è. Di certo questi cartellini gialli hanno avuto effetto anche verso l'ASCOM del presidente Pomini. Segnali, Nicolò De Polo è entrato nel tavolo ristretto dell'ASCOM. Insomma, si sta muovendo qualcosa dopo un periodo di immobilismo? Diciamo che abbiamo l'associazione al nostro fianco. L'obiettivo è ridiscutere piano antismog e soprattutto pedonalizzazione del centro storico per Natale. La pedonalizzazione può essere accettata dai commercianti quando ci sono le infrastrutture per rendere la città fruibile con la pedonalizzazione. Per quanto riguarda il provvedimento antismog, secondo noi è stato un po' comunicato male. Non si può pretendere di pensare a un'iniziativa il lunedì e il venerdì cominciare a dare le multe. Intanto, sottolinea Bottegal, con questa protesta silenziosa, soprattutto buia dei prossimi giorni, vogliamo imporre a Cassugano un concetto indiscutibile. Noi siamo l'economia e vogliamo sapere il destino di questa città. Allora, servizio di Lucio Zanatto. Signora Mellani, lei in che settore ha lavorato? Nella scuola. Sa che avrei detto che fosse una professoressa? No, perché era in segreteria comunque. Ah, non insegnava? No? Non insegnava. La Mirella chiama dottore, io dico subito no, dottore. Senta, ma al di là dei problemi del traffico, insomma, lei che riscontri ha della... diciamo, pratici della crisi, no? C'è chi dice, ma io vedo gli anziani che vanno a prendere gli avanzi nei cassonetti, altri che si procurano, vanno nelle mense della Caritas, cioè è così, è veramente così, si enfatizza, esagera? È veramente così, io sono una volontaria della Mirella, collaboro, quindi vado a prendere le borse delle persone che si vergognano di andare, e quindi vado a prendere le borse e gliele porto a casa in orari ben prestabiliti, perché il vicino non deve sapere questo. Ha capito? Ecco, io non l'ho detto che lei era volontaria, perché so che molti volontari non vogliono neanche così comparire, ma è giusto invece dire e raccontare quello che si fa. Il volontariato deve essere un fiore all'occhiello, veramente. Certo. Il presidente IMSS deve essere mandato via e prendere tutti i soldi che si è portato a casa, no? Poi appunto si parla dei maxi stipendi dei dirigenti pubblici e si vede anche che si taglia dappertutto, ma quei tetti sono sempre poi sempre protetti, sempre difesi con le unghie e con i denti. Avete mai pensato ad un vero sciopero degli artigiani? Domani sera forse ci sarà in studio Mario Pozza, presidente della Confartigianato, vediamo se ci saranno anche altri rappresentanti di categoria. Ci sarà anche domani sera, ecco, ve lo ricordo, il presidente di Confagricoltura Veneto Bonaldo, quindi parleremo anche
di agricoltura, che è uno di quei settori, come si diceva ieri sera in una televisione nazionale, che stanno attirando nuove leve, nuova occupazione. Ecco, i giovani sappiano che lì, nel settore del vino, che è quello che sta attirando moltissimo nell'agroalimentare, si può trovare lavoro. Per cambiare questo schifo ci vorrebbe una guerra civile partendo da Roma Ladrona, Zampesa. Ecco, questa, quelle che, insomma, è un vecchio slogan della Lega, con Bossi adesso che vuole tornare e che si scontrerà con Matteo Salvini, no? Quindi ci sarà, è un po' lo scontro generazionale che c'è tra padre e figli, in questo caso avviene all'interno del Carroccio, no? Il vecchio senatore, il vecchio leone contro il giovane guerriero, eh? È così? Sì. Beh, io penso, spero che non sia così, spero che Bossi si ritiri, perché è stato il padre nobile della Lega, dopo ha avuto una importante malattia, è stato attorniato anche da una cerchia di persone che non ha certo fatto il bene della Lega. Io sono stato con altri 10-12 persone, ho lottato perché queste persone venissero, tra l'altro, anche estraneate dal nostro movimento, che ci facevano grande danno, e quindi spero sempre nei giovani. Quindi io do una prospettiva di lettura, e spero che la Lega riprenda questo rapporto fiduciario con il territorio che ha sempre avuto e che adesso, dopo le note faccende, ha un po' dismesso, e per questo c'è bisogno di tanta volontà, e tanta onestà, tanta dedizione e soprattutto tanta gioventù. E ripeto, parlando di, rispondendo alla domanda che ha fatto la signora, cosa c'è di grave nella crisi? Io vedo di grave nella crisi che hanno rubato soprattutto ai giovani la speranza e i sogni, perché uno quando ha 20 anni vuole spaccare il mondo, cioè ha una prospettiva, magari ha pochi mezzi, ma ha la benzina, ha l'ardore di fare qualcosa. Qui si sono mangiati i soldi per le prossime 3-4 generazioni. Questo è il vero delitto che ha fatto questa classe politica, nessuno escluso. Ed è di questo che deve essere imputata e condannata questa classe politica, che tuttora e ancora continua nel privilegio, nella casta, continua a dominare, marziana e lontana dai cittadini che invece sono in affanno. Allora, avete visto, un pensionato a 75 anni con invalidità del 100% e una pensione di 600 euro, ma non mi danno nulla per l'invalidità, è veramente vergognoso. Senta, Rigamonti, ma è vero che con la crisi aumentano gli incendi? Cioè, nel senso che sono sempre più numerose le situazioni di vecchie. L'altro giorno, mi pare, a Campo San Piero, un vecchio apparecchio, un televisore a cortocircuito, fiamme nell'appartamento, la casa distrutta, insomma si vede anche questo. Sì, anche perché se non ci sono economie per rinnovare elettrodomestici della propria abitazione. Poi c'è anche chi usa le candele per farsi. Si cerca di utilizzare i vecchi elettrodomestici, magari rattoppandoli, aggiustandoli alla meno peggio, però. Poi il mercato è fatto perché sì, l'elettrodomestico abbia una durata molto limitata, cioè il riparare non è più una cosa fattibile, si preferisce appunto che acquistare un nuovo elettrodomestico con delle norme molto più sicure e affidabili, insomma. Mastro Pasqua, sei un criminale mostro, viviamo con piccole pensioni minime, sei un parassita vivente, vergognati a annunciare con allarme una notizia del genere per noi anziani. In effetti a molti anziani si sarà accapponata la pelle, perché quando sentono dire siamo preoccupati dei nostri bilanci, deducono subito che le pensioni potrebbero non arrivare. Quindi c'è anche, infatti Mastro Pasqua poi ha fatto subito marcia indietro, no? Che si è reso conto di avere... Fare anche un prelievo fiscale a questi calciatori super pagati. Non so, cioè, vediamo una calciatore. Tassa sul calciatore, dice. Sì, io direi di sì, perché insomma è anche della squadra del mio cuore. Un certo Balotelli, ventenne, che si permette di prendersi un'automobile da 180.000 euro, voglio dire, cioè, dico, diamogli da vivere, per amore di Dio, sarà anche un bel atleta, tutto quello che...
però insomma, se uno si guarda intorno e vede quello che c'è, insomma, è proprio... Grazie Filippo e Mirella e Rete Veneto per l'aiuto che mi avete dato. Dopo un anno e mezzo sono riuscito a trovare lavoro, grazie da Enrico, Cristina, Alexander da Conscio. E come no, lo mandiamo su, una bella notizia. Volevo salutare le caprette. Ah già, le caprette sulle mura di Treviso. Dai Simonetta. Io volevo dire una cosa. No, diciamo a chi non sa cosa c'entra, non dice cosa, le caprette sulle mura cosa c'entrano? Allora, le caprette sulle mura cosa c'entrano? C'entrano perché da quando le hanno messe io me ne prendo cura. Io posso solamente dire grazie a Giancarlo Gentilini, grazie a Sandro Zampese, Pier Antonio Fanton, Caner, che comunque mi hanno sempre aiutata e che dopo che ho scoperto il cancro mi hanno aiutata ancora di più, perché vivere una cosa così non è facile, ti crolla il mondo addosso, però loro anche quando dovevo affrontare l'operazione mi hanno aiutata perché questo accadesse prima. Perché io non riuscivo a sopportare questa cosa. Mi sono stati vicino in tutti i modi e hanno fatto di tutto e di più. Delle caprette continuo a occuparmene io ancora, finché vivono anche loro, perché poverine hanno i suoi 14-15 anni ormai, povere, non è che... Spero che mi rinnovino il tutto, perché sennò io poi veramente mi trovo a piedi e non so come andare avanti. Bene, grazie. Posso... Un'altra cosa, oltre a loro io vorrei ringraziare anche la terza chirurgia dell'ospedale di Treviso, perché sono degli angeli con le persone che hanno il cancro. Ho visto tante donne con il cancro al seno con le quali io ho parlato, mi sono confrontata e veramente sono degli angeli lì dentro, e che comunque le persone prima di comportarsi come fanno questi dell'INPS che prendono, tolgono, che vadano a farsi un giretto dentro all'oncologia a vedere quanta sofferenza c'è e quanto male sta una persona nel vivere tutto questo. E dopo che ci pensino su. Allora, io tanti anni fa ero salito sulla Bentley verde con gli interni di pelle color avorio di Gianfranco Funari, che col Panama in testa, anche in macchina, col bastone d'avorio diceva: oh, so ricco, so ricco, so ricco. Adesso la moglie, Morena Zapparoli, è al centro di una polemica perché la tomba di Funari al Monumentale di Milano, al cimitero Monumentale, è abbandonata. Vediamo se... riusciamo a vedere queste immagini del Monumentale. Sono immagini di un servizio che è stato realizzato dal settimanale Oggi. Vedete, c'è questa tomba molto, molto così disadorna, ci sono due foto di Gianfranco, un bigliettino scritto a mano, un altro biglietto che riporta una sua vecchia frase che disse prima di morire: smetterò di fumare. E Morena Zapparoli ha detto, suscitando polemiche: io non posso fare di più perché ho una magra pensione, per l'appunto 300 euro, e c'è un problema di eredità con la figlia di Funari, che insomma c'è una guerra, e, insomma una polemica che in qualche modo rispecchia un po' questi tempi difficili. A me una volta Funari, che conoscevo bene, mi disse: Abbascià, mettete la carta igienica nel taschino, che se risparmia, così te trovi più sordi in saccoccia. Infatti io, da allora, quello che sembra un fazzoletto è un Kleenex o qualcos'altro. È la maniera migliore per ricordare Funari, che rispetto alla tomba di Sadorna, mi sembra di vederlo, avrebbe detto: oh, ma chi se ne frega? Perché questo che lui diceva quando gli si faceva notare che qualcosa non funzionava per quanto lo riguardava. Grazie, grazie, grazie ai nostri ospiti, a voi che siete a casa, e ci vediamo ovviamente domani sera con un altro dibattito. Arrivederci, buonanotte. Ciao.